sera, benvenuti a qualcosa di personale. Lei è bellissima e da qualche anno ha deciso di condividere senza filtri la sua vita con tantissimi sconosciuti su Instagram. Ha quasi 80.000 follower che probabilmente pensano di conoscerla, ma è davvero così? Allora diamo il benvenuto ad Angelica Colombi. Buonasera Ciao, Angelica, buonasera. benvenuta. Grazie. Allora, partiamo da Instagram. Tu hai deciso qualche anno fa eh, di, mh, di mostrarti senza filtri, insomma, raccontare la tua quotidianità a, a tante persone che tra l'altro tu non conosci mm -hmm. e che magari si sono fatti anche un'idea di te che può essere sbagliata, non reale. Ma com'è nata questa, questa cosa? Perché hai deciso così di mettere da parte no, il senso di privacy e di aprirti, di aprirti totalmente? Ma allora, in realtà è nato un po' per gioco, perché io sono una persona molto aperta, molto sincera. E mi piace molto parlare anche con le mie amiche, nel mio gruppo sono sempre quella che parla di più, che racconta di più di se stessa, quindi su Instagram è stata la stessa cosa, e più che altro da quando sono nate, sono venute fuori le storie, sai cosa sono le storie su Instagram? Ho una ecco. certa età però qualcosa <ride> ho imparato, <ride> <ride> ecco da lì che appunto si può riprendere più momenti della propria quotidianità. Magari io ho anche un modo molto scherzoso di raccontare le cose, da lì pian piano sono poi cresciuta e mi sono messa in mostra sempre di più e anche e soprattutto mi ha dato sicuramente una mano il fatto che comunque i bambini sono cominciati a crescere e io mi potevo anche mettere un po' più in mostra fisicamente, diciamo, perché comunque avendo una certa fisicità mh, me lo sono un po' potuta permettere. E quindi niente, è nato un po' così per gioco e adesso mi definiscono, cioè fino a un annetto fa che mi definivano influencer io dicevo no, no, ma io non sono un influencer perché appunto mi mettevo solamente in mostra ma non pensavo di esserlo, adesso forse, forse sono una mezza influencer Anche perché hai dei numeri importanti di gente che ti segue e come dicevi hai due bambini, insomma due splendidi bambini anche loro bene o male entrano nelle tue storie Sempre Ecco, non ti sei mai posta dei problemi, hai mai, mai avuto paura che magari potesse, eh, non so, essere giudicato male. Ti sei posto questo problema oppure è stata una cosa naturale? Ma no, è stata una cosa naturale. Io soprattutto faccio sempre quello che mi sento, sempre quello che mi pare. Anzi, quando la gente poi mi critica, non, proprio mi scivola addosso, a me non, non do veramente la minima importanza a quello che mi dicono. Però a volte a mi è capitato di essere criticata perché magari appunto metto i bambini sui social, anche se adesso è una cosa molto ormai che va molto lo fanno quasi tutti non tutti però quasi e i tuoi genitori che cosa dicono De, di instagram sì, che, ti mi me, che mi metto troppo in mostra <ride> <ride> tutta la mia famiglia mi sgrida un po anche ti mio sgrido. fratello perché abbiamo due personalità che lui è molto più riservato io invece sono proprio egocentrica e stroversa e quindi sì mi hanno sempre un po' criticato più che altro per il fatto che sono mamma e quindi dicono che dai un pelino meno Angelica, un pelino meno, però poi sanno che sono fatta così e quindi mi lasciano fare. Ecco, tu tanto alla fine ho capito insomma che ti ridritto e eh, non ti interessa <ride> che insomma... È... Ascoltare i giudizi altrui, alla fine poi sei tu quella che decide. Beh, chiaramente tengo conto di quello dei miei genitori, però poi io faccio comunque la mia, la mia vita, la mia strada. La tua strada. E tu sei una bellissima ragazza e sicuramente attiri eh, tanta ammirazione, ma anche invidia. Ecco, ti volevo chiedere, com'è il rapporto con, uh, con le donne? Ah, le donne mi odiano. No. <ride> allora, c'è una parte di donna a cui sto molto simpatica, anche perché poi... Ehm... Cioè chi non mi conosce, io, io spavento probabilmente, vedendo la reazione di alcune donne, spavento le donne perché appunto sempre per il fatto dell'aspetto fisico, poi si sa noi donne siamo sempre in competizione e quindi quando vedi una che non conosci, eh, che magari è estroversa, che ha una certa visibilità e tu, tu tendi a criticarla, Il 99,9% delle volte è così e quindi le donne finché non mi conoscono sono un po' magari... Prevenute? Prevenute, intimoriti, tutto. Poi una volta che mi conoscono tante si ricredono e mi dicono ah cavolo però non pensavo che eri così. Tutte, tu, cioè sia gli uomini che le donne, tutti e due. E quindi c'è una parte di donne che mi sostiene, che dice appunto che ho un bel carattere, e magari mi, mi commentano sempre ah sei una grande, sei tutte e due. Altre invece che mi criticano ovviamente, però sui social non hanno mai il coraggio di dirmelo in faccia. Se lo fanno, lo fanno nascosti tra i fake, i profili fake. Però non, non mi è mai capitato che una donna mi, mi dicesse realmente quello che pensa di me col suo profilo reale. E tu rispondi a questi fake che ti attaccano, oppure fai finta di niente? Alcune molte volte rispondo, perché poi sono furbi, a volte si nascondono anche degli uomini dietro, perché sanno che per attirare la mia attenzione, se ricevo tanti complimenti ormai non. Ti scivolano addosso, sì, <ride> abisco a rispondere tutti, ho, ho tanti messaggi. Chiaramente cosa ti salta all'occhio? Quello che ti dice. Allora, bella, 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 sei brutta, fai ti salta l'occhio quello. E quindi magari a volte sì, spesso rispondo. Non sempre, non sempre, però a volte rispondo. Invece eh, qualche maschietto un po' invadente che... Adesso non dico, non so se ti sia mai capitato, però qualche, qualcuno che magari sia stato particolarmente ossessivo, eh, sì, che. Che ho dovuto bloccare più volte, certo. Ma anche fisicamente, che magari ti è andata a cercare, sapeva dove abitare. No, quello, questo per fortuna no, anche perché appunto sono stata fidanzata fino a poco fa, quindi magari. Il fatto che avessi un uomo a fianco eh, li frenava. Adesso fortunatamente ancora non mi è successo niente di tutto ciò. Sui social sì, tante volte. Appunto li devo bloccare, poi fanno nuovi profili e mi riscrivono da lì. Però a parte questo, per fortunatamente no. Ecco, tu mh, hai parlato del tuo ex compagno che è il papà dei tuoi figli. Ecco, siete stati eh, insieme tanto tempo, insomma, sì, da ragazzini, anni. insomma, vi siete conosciuti. Adesso però è finita. Perché è finita? Perché? Questa è la domanda che mi fanno sempre tutti, eh. che anche tutti non se lo spiegano, perché appunto siamo stati in vacanza, abbiamo fatto questa vacanza bellissima a New York, dove traspariva proprio che stavamo bene, eravamo stati bene, e appena tornati, dopo appena tre giorni, abbiamo avuto questa discussione grossissima e appunto abbiamo deciso di separarci, ma questa è stata diciamo un po' la goccia delle nostre discussioni, perché abbiamo... Abbiamo sempre avuto un rapporto che l'ho sempre definito un po' questo amore malato perché facevamo tantissimo un sali scendi di odio, amore, odio, amore, ma ancora prima dei figli. E purtroppo avendo un po' impostato il rapporto così, andavamo, cioè avevamo dei giorni dove eravamo amore a mille, ci saremmo potuti sposare il giorno dopo, a ah, che succedeva una piccola sciocchezza e finivamo a litigare, ma litigate pesanti, anche violente, spesso. E quindi, nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, queste litigate si erano. avevamo avuto una crisi due annetti fa. Da lì è stata dura a recuperare, perché dopo si erano messe in mezzo altre cose, e entrambi siamo super iperpossessivi. Mm. Abbiamo sempre fatto una relazione dove esistevamo solo noi due, conoscevamo sempre in coppia, eravamo molto complici ed, e quindi eravamo molto gelosi, no? Quindi è stata dura recuperare. E appunto, in quest'ultimo anno e mezzo litigavano continuamente per queste cose. E appunto, le discussioni diventavano violente quando sono di mezzo due bambini, non va più bene. E appunto, tornati da New York, ne abbiamo avuto un'ulteriore discussione e che a me mi ha spinto più che altro i miei familiari, perché si stavano veramente mettendo in atto dei meccanismi che non andavano bene per proteggere i bambini. Infatti, la frase che mi hanno detto è stata: voi due, se foste voi due, ammazzatevi come vi pare, ma ci sono di mezzo i bambini, basta così ma se non, se non era per loro io non, non riuscivo a uscire perché appunto da queste storie fai fatica proprio a uscire ti prendono completamente sì, io il sì. primo mese cioè, guarda, quando si è lasciati mi ricordo una sera dei miei proprio piangevo con una matta ho detto voi mi, mi avete rovinato la vita mi volete rovinare la vita io non ce la faccio senza di lui insomma tutte queste cose voi invece è passato il primo periodo brutto perché comunque da otto anni una famiglia è la tua quotidianità io tornavo la sera a casa che ero da sola con i bambini e chiaramente mi era un po' caduto il mondo addosso, dai, non stavo bene, come sicuramente non stava bene neanche lui. Però poi, siccome io sono una che reagisce sempre, è passato il primo mese, ho cominciato sempre più a star meglio. Ho avuto anche la fortuna che era estate, perché ci si è lasciati a fine maggio, e io, appunto, verso fine giugno, inizio luglio, ho cominciato a star bene. Ho fatto le vacanze con le amiche, ho fatto le prime cose che non ho mai fatto, perché io prima di lui ho avuto un'altra storia lunga. Quindi, la mia adolescenza l'ho passata fidanzata. E, e niente, poi dopo, cioè adesso ripensando a come stavo male, mi viene da sorridere perché invece sono stata molto bene dopo, che ho ripreso un po' in mano la mia vita e sono andata avanti per la mia strada. Ma siccome tu lo hai definito un amore malato, non temi ricadute? Beh, eh. tuttora noi adesso abbiamo sempre una sorta di legame che è difficile da spiegare perché sicuramente fra di noi. Non so, non credo. Allora, già rimarremo sempre uniti per il fatto dei figli, certo, che per sì. forza di cose certo. ci fa tenere in contatto e tutto. Dopo c'è da dire che ancora il rapporto è molto rocambolesco, sai, ci sono poi tutte le questioni mantenimi da decidere, non, non sono cose facili, no? Poi lui ha un carattere molto difficile, molto molto. Io già sono più, come ci ragioni di più? Lui è tosto, è tosto, finché ce l'avevo in casa, riuscivo un pelino più a tenerlo a bada, adesso eh. che non, ho, non hai modo poi di vederti di scambiare due chiacchiere, è più dura, le ricadute, e boh, ad oggi, cioè, lui è anche un prototipo di uomo che a me pensi sempre Ecco, questo. allora ti chiedo se mh, ti senti pronta in questo momento... A tornare? No, no. ad ah. avere un'altra storia. Ma, allora, quest'estate oh, mh... c'è anche stata una persona che mi aveva un po' preso inizialmente, anche perché poi chiaramente dopo ti lasci, passano... Cioè, ho avuto delle frequentazioni, ma non frequentazioni lunghe. Insomma, però ad oggi, proprio in questo momento, penso solo e esclusivamente a me stessa, e adesso ho la testa libera, non, non mi interessa in particolar modo di nessuno. Pronta? Non lo so, vorrei. Sinceramente, adesso vorrei stare un altro po' da sola perché sono stata troppo tempo impegnata. Hai riscoperto un po' la libertà? Sì, no? ho i miei amici, <ride> ho il mio gruppetto di amici. Non farei fatica adesso ad abbandonarlo, sinceramente. Invece, trovando i tuoi figli, che mamma sei? Eh, sono una mamma molto libertina diciamo <ride> perché sì, mi hanno fatto una domanda proprio quando fai il giochino delle domande sui social che ti fanno una domanda e gli altri tu rispondi mi hanno fatto proprio questa domanda che tipo di mamma sei eh, volevo essere originale ma diventa difficile due eh? perché giorni quando fa si, è stato, quando eh? si condivide la vita eh. poi alla fine è chiaro che ogni certo. domanda magari è stata già posta insomma e rispondo alla stessa maniera allora inizialmente quando ho avuto Martin che ero piccola perché avevo 21 anni ero molto molto gelosa anche per dire con mia suocera e eh, non poteva fare questo non poteva fare quello poveretta che invece mi ha sempre dato una gran mano e però sono cose che si capiscono no? con gli anni maturando quindi inizialmente gelosa poi è nato il secondo invece avevo bisogno di una mano e tutto quindi l'ho sempre lasciato molto più facilmente senza pensieri e poi sono stata, penso di essere stata molto brava perché appunto nonostante Marco lavorava tanto e quindi ero sempre da sola, mia mamma anche lavorava, che magari era quella che mi tenevo più vicina, no? però c'era cioè più il fine settimana lavorando, magari andava a fare la spesa durante la settimana, ma in linea dei massimi ero sola. Quindi però nonostante due bambini che sono anche vicini di età, perché hanno poco meno di due anni di differenza, io ho sempre fatto tutto, sempre, sono sempre andata al mare, sono sempre andata qui, non, non mi sono mai rinchiusa in casa, quindi in questo penso di essere stata brava. Poi eh, ultimamente, magari a volte, da quando mi sono lasciata, mi rendo conto che forse a volte mi è capitato di mettere me in primo piano quando devono essere sempre loro la priorità, ma giustifico un po' questa cosa col fatto che, appunto, sono veramente uscita da una situazione pesante, quindi ho voluto un pelino. Mh, eh, Oh, come posso spiegare questa cosa? Ma Riappropriarti un po' della tua esatto, dimensione femminile esatto. di insomma di, di ritrovare sono... i tuoi spazi. Sono molto tranquilla, anzi, i bambini con me dai sono sempre molto, molto scherzosa anche con loro. Ridiamo spesso. Boh, cosa posso dire di altro? Ti voglio chiedere un'altra cosa. Ecco, sicuramente sei abituata a sentirti dire che sei una bellissima ragazza. Ecco, per cos'altro vorresti essere apprezzata magari? Sai di avere una qualità che non salta all'occhio e che vorresti che la gente scoprisse. Ma a me quando rispondo anche su Instagram, le persone che mi fanno certi tipi di complimenti, mi piace quasi di più quando mi fanno i complimenti sul carattere, magari sul mio carisma, sulla mia personalità. Quando vedo che qualcuno se ne accorge, allora mi fa piacere, certo. O per esempio la scorsa settimana appunto ero con i miei amici, perché adesso ho un gruppo di amici, tutti uomini sono, ma sono, siamo tanto amici. E mi dicevano, mi fa piacere quando mi dicono che magari io sono sprecata per questa realtà piccola, che dovrei andare più verso appunto fare altri tipi di mondo dello spettacolo, eccetera. Dove ho avuto sempre tante proposte, ma avendo appunto due bambini piccoli ho sempre dovuto rifiutare. E appunto se, mi dicono sempre: prendi, vai, vai su a Milano, ascolta quello lì che ti ha chiesto questa cosa, perché qua dai, non ne vale la pena star qua per una come te. Ecco, quando mi dicono questo a me fa piacere. E come ti vedi? E lì non è per la fisicità, me lo dicono più, magari, per il, mio carattere, per il tuo capito? carattere. Ma tu come ti vedi, ad esempio, tra dieci anni, insomma, anche nel, eh, dal punto di vista proprio della professione? Adesso tu dicevi, mh, mi posso definire in un certo qual modo influencer, perché eh, insomma, alla fine stare su Instagram con quel numero di follower ti permette anche di guadagnare qualcosa e, e nel futuro che cosa, come vedi la tua vita futura? Eh, ma ha fatto anche questa domanda, io ti dico la verità, non, non lo so di preciso ehm, perché comunque sono una che vive giorno per giorno, mm, sicuramente appunto ho qualche progettino che adesso non voglio svelare nel campo che dicevo prima, però anche lì, mi tocca darmi una mossa perché, comunque, non è che ho più 22-23 anni e c'è una durata e se lo, devo, se lo faccio lo devo fare adesso, però non so, vediamo, vediamo, non lo so. Mi eh. auguro di essere fidanzate di nuovo fra dieci anni <ride> perché poi non sono una che vuole stare molto sola, eh? cioè un po' sì, poi non troppo perché sono anche se no sono sempre in giro, non sono mai a casa quindi. Ti dà delle regole, eh, cioè sì. di, di tornare ah, sì, a di tornare a casa. Come abitudini. me, serve? Eh? Ti sì, servono? Sì, sì. sì. Hai paura di invecchiare? Sì, adesso un po' sì. Adesso? Perché comunque sì, ho 27 anni, ma avendo già due bambini, mm. avendo comunque vissuto la mia adolescenza sempre fidanzata e avendo fatto la mamma, mi sento anche un po' più rispetto alle altre della mia età. Poi dire adesso non è che la vivo male, però eh, da un annetto così inizio un po' a pensare quando arriva il mio compleanno, <ride> un anno in più... Due maschietti come figli, insomma un compagno con cui purtroppo il rapporto è stato a volte difficile, dicevi anche violento. E, mh, come educhi i tuoi figli cioè, eh, nel rapporto anche che potranno avere un domani con, uh, con quelle che sono le donne, insomma, esatto. un futuro, una compagna? Eh, cioè, infatti, parti tutto, già da adesso pensando... tutto il cerchio, sì. sì, chiaramente dopo poi certi atteggiamenti che magari lui aveva nei miei confronti quando litigavamo, ma che poi avevo anch'io nei suoi, eh, perché non è che era solo lui, eravamo tutti e due, non andavamo... allora adesso non, non capitava sempre che litigassimo davanti ai figli. Però delle volte è capitato, ovviamente sai, quando sei arrabbiato non sempre riesci a frenarti, che è una cosa sbagliata, ma purtroppo è così. E quindi a volte ci pensavo, glielo dicevo, lui diceva, ma scusa, abbiamo due figli maschi, non, non voglio che crescano vedendo certi atteggiamenti. Per esempio, sbagliato in casa, certo. Esattamente. Poi eh, c'è anche da dire che io sono una che stuzzica parecchio, io ti, ti cavo la pazienza che hai, te Beh, la cavo. Però non tutta. è una giustificazione della no, violenza no, ma mai questo. Eh, non... Ma dopo lì eravamo tutti e due, non, non do la colpa a nessuno perché infatti eravamo un po' due matti quindi ci hanno voluto dare un freno giusto appunto. E eh, i bambini, appunto, cercherò di, di educarli in maniera diversa, speriamo, ma non, non è facile. Angelica, il nostro tempo è finito, è volato. È... Ti chiedo velocissima una risposta così secca: mm. se potessi ringraziare qualcuno che ti è stato particolarmente vicino, che ringrazio. Mia mamma. Tua mamma. Mm. Bene, sarà sicuramente contenta sì. di, questa, di questa dedica. Grazie Angelica per grazie essere stata con noi, naturalmente grazie che ci ha seguito. Buona serata. Buona serata.